diversi lavoratori di diverse aziende, diversi call center hanno sentito il bisogno oggi di ritrovarsi qui a Roma, perché? Ci sono tutta una serie di temi e di punti che interessano praticamente i lavoratori di tutte le aziende, a partire da call center come Almaviva, che negli ultimi mesi è balzato agli ordini della cronaca, soprattutto sia per il tema occupazionale che per i ricatti che erano dietro alla loro avvertenza, in particolare il tema del controllo a distanza individuale del lavoratore attraverso gli strumenti tecnologici. Ma non solo, nel corso poi delle ultime settimane c'è stata anche una forte mobilitazione da parte dei lavoratori di Team, e l'assemblea che poi oggi abbiamo tenuto a Roma ha discusso di questi temi, della situazione che c'è sia nelle aziende di servizio ma anche nelle aziende di call center, e anche di come provare a tutelare al meglio i lavoratori di tante aziende, quindi ricostruire percorsi anche di solidarietà e di unità nelle vertenze, e qualche aspetto l'abbiamo riscontrato nelle vertenze in atto che ho citato prima, cioè sia nel caso di Almaviva che nel caso di Team. Ci sono degli elementi che fanno sperare in un'inversione di tendenza. Come in tutti i settori produttivi, dove sicuramente ci sono ancora sacche di dipendenti stabili, potremmo dire, ancora all'interno dei contratti collettivi nazionali, e dove il Job Act non l'ha ancora totalmente investiti, i problemi ci sono proprio perché li vogliono trasformare in dipendenti sottoposti alle nuove norme sul lavoro. La cosa positiva che raccontavo poco fa in assemblea è che nella Telecom, dove sta arrivando praticamente una rivoluzione contrattuale, o dove vorrebbero far arrivare una rivoluzione contrattuale, i lavoratori si stanno auto-organizzando, autoconvocando in diverse forme e modalità per contrastare, ancor prima che i sindacati diano delle indicazioni, questo modello di contrattazione. Un settore in cui le gare di appalto, che riguardano non soltanto i servizi classici telefonia ma servizi di soggetti pubblici e privati, vengono sempre fatte al ribasso. Il settore ha perso più di 100.000 lavoratori, circa 10 anni fa ne aveva quasi 300.000, oggi siamo intorno ai 60 o poco più mila. Sì, è vero, nel corso degli ultimi anni c'è stato un forte calo per quanto riguarda l'occupazione del settore, sicuramente imputabile sia in parte sicuramente all'evoluzione tecnologica, ma anche a fenomeni sia con le gare che ci sono al massimo ribasso, a fenomeni di delocalizzazione, ma non solo, direi principalmente al sistema che porta le aziende, quindi il padronato, a ricercare sempre maggiori risparmi, e questo nella stragrande maggioranza dei casi si va sul costo del lavoro, ma anche togliendo tutti quei diritti, sia appunto quelli citati che riguardano i part time, oppure anche il tempo libero dei lavoratori, quindi la possibilità di utilizzo dei permessi e delle ferie, che sempre di più le aziende si arrogano di decidere loro. È un tema importante secondo noi, da unire al tema dei diritti in generale, del contratto, del controllo a distanza e della lotta rispetto alle nuove normative che riguardano il mondo del lavoro, in particolare il Job Act. Ci sono call center che non sono sotto il contratto collettivo nazionale, ma hanno sotto il commercio, sotto il turismo, metalmeccanici, pubblico impiego, cioè il call center, addirittura nel pubblico impiego si utilizzano forme di appalto a cooperative per servizi che dovrebbero essere di interesse pubblico tramite il consulenze oppure servizi online. Quindi in verità l'attività del call center, che non è soltanto tra l'altro all'interno delle telecomunicazioni ma ha invaso dalle telecomunicazioni tutti i settori, è un settore che invece è cresciuto a livello inversamente proporzionale rispetto invece ai diritti che sono sempre stati penalizzati. Immaginiamo a casi come a Taranto, che è stato sulle cronache, dove lavorano a 2 euro e mezzo l'ora a fronte di un contratto collettivo nazionale che dovrebbe riconoscere circa 10 euro l'ora. Qual è l'appello che esce fuori da questa assemblea? Al di là del fatto che in alcune occasioni storicamente i lavoratori hanno partecipato anche nel nostro settore, soprattutto quando c'erano crisi occupazionali o in caso di rinnovo del contratto,
ma deve vedere secondo noi un protagonismo maggiore, quasi quotidiano, da parte del lavoratore, perché solo in questo modo qua riusciamo a poter cercare di perdere il meno possibile, se non di provare in alcune magari occasioni o in alcune realtà aziendali, provare a fare un passettino più in là, a chiedere anche, no, di stare un pochino meglio. E noi la prospettiva che abbiamo lanciato è quella di sia di favorire le iniziative che ci sono in atto, quindi appoggiarle nel settore mobilitazione, prevedere ulteriori momenti di confronto e anche forme di mobilitazione unitaria del settore. Ci stiamo pensando, anche se non è facile, però pensiamo che sia comunque necessario per provare comunque a invertire la tendenza che c'è nelle telecomunicazioni e nei call center.